ci siamo. Sì. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Assolutamente, veramente. Allora, avete sentito, il nuovo Papa è Giorgio Mario Bergoglio. Vi leggo qualche cosa per quanto riguarda, eccolo, vediamo in queste immagini, è un cardinale arcivescovo cattolico argentino, arcivescovo di Buenos Aires, nonché ordinario per i fedeli di rito orientale che risiedono in Argentina, si chiamerà Francesco. Bisogna dire che sicuramente non era tra, ecco le immagini, non era sicuramente tra quelli, tra i nomi papabili che si erano fatti in questi giorni. È nato in una famiglia di origine piemontese e ha studiato dapprima come tecnico chimico e poi in seminario. Poi nel 1958 è entrato a far parte come novizio della Compagnia di Gesù, trascorrendo un periodo in Cile e tornando a Buenos Aires per laurearsi in filosofia. Sarà interessante sentire la piazza di fronte a questo nuovo nome, diciamo così, rispetto appunto, come vi abbiamo detto, quelli che si erano fatti. Dal 1964 Bergoglio ha insegnato per 3 anni letteratura e psicologia nei collegi di Santa Fe e Buenos Aires e ha ricevuto poi l'ordinazione sacerdotale il 13 dicembre del 1969, poi altre esperienze di insegnamento e la nomina provinciale dell'Argentina. Il 20 maggio del 1992, questi brevi cenni della sua biografia, è nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires e titolare di AUCA. Allora, continuiamo a vedere le immagini della loggia di San Pietro Illuminata. Continuo a raccontarvi, ecco le immagini ancora di Bergoglio. Il 3 giugno 1997 è nominato arcivescovo di Buenos Aires, succede poi alla medesima sede alla fine del 98, quando morì il cardinale Quarracino. Dopo la nomina cardinalizia da parte di Papa Giovanni Paolo II nel 2001, il 21 febbraio, con il titolo di San Roberto Bellarmino, è stato eletto a capo della Conferenza Episcopale Argentina dal 2005 al 2011. Bergoglio è stato da sempre considerato uno dei candidati più in vista, anche se precedentemente per l'elezione del pontefice del 2005. Sentiamo allora l'intervista che abbiamo preparato. Qualche minuto. Adesso sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato a Bergoglio, al Papa, Papa Bergoglio, Francesco. Si dice che la speranza viene da Oriente, ma può venire anche dal Nuovo Mondo. Non potrebbe venire dai cristiani latinoamericani? La speranza viene
del Signore. La speranza viene dal Signore. E il Signore viene a trovare il suo popolo, viene a trovare il suo popolo dappertutto. E la devozione del nostro popolo costituisce una vera e propria riserva spirituale e culturale. La nostra gente è costituita da fedeli, da persone devote. Questa devozione va portata avanti attraverso la testimonianza, la preghiera. Con orazione. Deve insegnare la strada del Vangelo. È esatto dire che la Chiesa americana si esprime attraverso la devozione, la pietà a livello popolare, caratteristiche queste che rendono viva la fede, ed è inoltre un segno di speranza, di quella speranza che solo Gesù Cristo ci può dare, perché Lui è l'unico che può dare la speranza. La speranza che non defrauda, certo? Questa intervista ovviamente è stata realizzata qualche tempo fa, ma andiamo subito da Aldo Maria Valli, di nuovo in piazza San Pietro, per commentare le elezioni di questo nuovo pontefice. Aldo. È una grande notizia, guarda Laura, innanzitutto per il nome che ha scelto Francesco, una novità assoluta e che ha già di per sé un significato grande. Francesco, la scelta della povertà, la scelta della essenzialità evangelica, la scelta del Vangelo vissuto dalla parte dei più poveri, degli emarginati, ma vissuto in prima persona, la scelta della Chiesa povera, non solo della Chiesa che si occupa dei poveri. E poi il fatto che nella biografia di Bergoglio, ecco, io direi emergono due dati. Il primo, ovviamente, arriva, è un papa del Sud America, dall'Argentina, arcivescovo di Buenos Aires, ma lui è un uomo di scienza, ha studiato chimica, si è diplomato in chimica, e quindi questo lo avvicina sicuramente anche a questa capacità così importante nel mondo di oggi di far dialogare la fede, la religione con la scienza e con la razionalità scientifica. E poi ecco, è un gesuita, è entrato giovanissimo nel 1958 nella Compagnia di Gesù, e ricordiamo che nel passato conclave, quello da cui uscì Benedetto XVI, Bergoglio catalizzò, per così dire, un po' l'ala, noi usiamo questi termini un po' in termini politici un po' impropri, ma quella che veniva detta l'ala progressista, che non era riuscita a coagularsi attorno al cardinale Martini e che aveva scelto appunto Bergoglio come proprio rappresentante. Ma Monsignor Claudio Maria Celli, che è qui accanto a me mentre vediamo proprio il cardinal Bergoglio mentre saluta Giovanni Paolo II, e qui lo vediamo. Aldo, anche torniamo da te fra pochissimo, sì. Andiamo adesso in piazza perché Marco Clementi ha raccolto un gruppo di fedeli argentini, vediamo la loro reazione. Marco Clementi. Spontanei, intanto questa ragazza che lo conosceva in qualche modo, il cardinale Bergoglio, sì. Il nuovo papa. Lui è un gesuita, è una persona buonissima. Sono emozionatissima e sono sicura che la Chiesa adesso è in mani buone. Anche lei, una battuta, il cardinale argentino, il nuovo papa, la sua impressione, la sua emozione. Stiamo molto emozionate. Marco, scusami, okay, ti interrompo. A te Laura. Non ti interrompo, problemi. Ti interrompo, il solito disturbatore anche oggi, nella giornata, in una giornata così importante, deve continuare a interrompere i nostri collegamenti. Allora, torniamo da Aldo Maria Valli. Aldo, proseguiamo, sì, Laura, il discorso di prima. Ti dicevo appunto dell'importanza di questa scelta, davvero un momento storico per la Chiesa Cattolica. Stiamo usando questo aggettivo storico molte volte in questi giorni, ma oggi davvero ancora lo merita. E Monsignor Claudio Maria Celli è un amico, lo abbiamo scelto molto bene come nostro ospite, è un amico personale del nuovo Papa. Sì. Monsignor Celli ha avuto un'esperienza anche come diplomatico in Sud America e conosce molto bene. In Argentina, in particolare, e conosce molto bene il nuovo Papa. Quindi direi che il cardinal Bergoglio, in quel momento mi onorava della sua amicizia, e quindi sono particolarmente emozionato. Perché è un uomo di una grandissima sensibilità, di una profonda spiritualità. Poco fa sentiva anche questa ragazza argentina che esprimeva questa valutazione di un uomo molto vicino alle persone con maggiore difficoltà nel cammino della vita, e ancora una volta un uomo di una fede profonda, di una profondissima spiritualità. Per me è significativo il fatto che abbia scelto il nome di Francesco. Siamo nell'anno della fede, la Chiesa sente profondamente il bisogno di questa nuova evangelizzazione, e si troverà un Papa che
lo guiderà, lo accompagnerà proprio con questo carisma. Eccolo, particolare. Ecco che qua. Si apre. Ecco qua. Si apre la loggia. Incredibile. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo.
perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo... Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Santi Apostolis Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Et finalem perseverantiam in bonis operibus trio ad vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo.